Negli assorbenti interni sono stati trovati diversi metalli pesanti, tra cui arsenico, piombo e cadmio. Questa notizia, abbastanza allarmista, ha creato il panico e ho visto davvero tantissimi video di ragazzi influencer che consigliavano proprio di andare a buttare gli assorbenti interni perché erano considerati come pericolosi per la nostra salute. Allora, è vero, questo è lo studio, lo abbiamo letto, e gli autori dichiarano di aver trovato arsenico, piombo e cadmio. Ok, ma in realtà bisogna porsi due domande molto importanti. Prima domanda, in che quantità? La risposta è trascurabile. Trascurabile rispetto alla quantità di arsenico, piombo e cadmio che tutti i giorni assumiamo. Perché sì, ragazzi, i metalli sono ovunque, anche nell'acqua potabile che beviamo tutti i giorni, ma in dosi così basse che non sono un veleno per noi. Seconda domanda, questi metalli vengono effettivamente assorbiti dalla vagina? Beh, qui la risposta è semplice, non lo sappiamo. Non lo sappiamo perché lo studio si è concentrato sullo studiare se e quali metalli ci sono e non se vengono assorbiti. Ecco, quindi, prima di fare allarmismo, è importantissimo chiedersi in che quantità sono presenti, perché, lo diciamo sempre, è la dose che fa il veleno. Ad ogni modo, questa ricerca è molto importante perché fa emergere una questione che fino ad ora era stata trascurata dalla comunità scientifica e quindi apre la strada ad ulteriori indagini. Ora però vorrei entrare nel dettaglio dello studio e ragionare insieme a voi per capire bene perché non c'è bisogno di farsi prendere dall'ansia. Allora, ci sono due cose da tenere in considerazione su questa ricerca. Primo punto, lo studio ha analizzato 30 assorbenti interni, di cui 27 americani e 3 europei. Ecco, 3 assorbenti europei non sono un dato statisticamente significativo. Analizzando solo 3 campioni, non possiamo concludere che tutti gli assorbenti interni che vengono utilizzati tutti i giorni in Europa abbiano gli stessi livelli di metalli. Stiamo parlando di 3 assorbenti contro le decine di milioni utilizzati ogni giorno. E lo specificano anche gli scienziati di questo studio che ha delle limitazioni. Cito testualmente cosa hanno scritto. Non possiamo considerare i 3 assorbenti non statunitensi inclusi in questa analisi come rappresentativi della maggior parte degli assorbenti disponibili nell'Unione Europea. Quindi diciamo è uno studio esplorativo che comunque ha ottenuto dei dati importanti, ma da qui a dire che tutti gli assorbenti interni contengono metalli pesanti tossici in quantità preoccupanti è lunga. Secondo punto, lo studio si è concentrato solo sul capire se e quali metalli ci sono, non se questi metalli vengono effettivamente assorbiti dalla mucosa interna e in che percentuale. Per capire se vengono assorbiti sarebbe necessario un altro studio, ma in realtà diversi altri studi, in cui si va proprio ad analizzare la quantità di metalli dell'assorbente dopo che è stato utilizzato e fare il confronto con quello nuovo. Ecco quindi che è importante considerare questi due aspetti prima di pensare che tutti gli assorbenti interni siano effettivamente pericolosi per la nostra salute. Ad ogni modo sono stati analizzati con l'obiettivo di cercare la presenza di 16 metalli. Di questi 16 metalli i più importanti da considerare sono mercurio, cromo, piombo, cadmio e arsenico. Allora, mercurio e cromo non sono stati trovati, o meglio, la quantità di mercurio e cromo era talmente bassa che lo strumento utilizzato non era in grado di rilevarli. Di piombo è stata trovata una media, in realtà dovremmo parlare di media geometrica, una media di 120 nanogrammi su grammi di assorbente interno, di cadmio 6,74 nanogrammi su grammi di assorbente interno, mentre di arsenico 2,56 nanogrammi su grammo di assorbente interno. Quindi avete capito bene, stiamo parlando di nanogrammi. Ora, sono tanti? Sono pochi? Intanto sono tutti valori espressi in nanogrammi su grammo di assorbente. Quindi per capire quanti nanogrammi di metalli ci sono in un assorbente interno, dobbiamo sapere quanto pesa un singolo assorbente. Mediamente la parte in cotone pesa circa 3 grammi, quindi ogni valore deve essere moltiplicato per 3. E quindi otteniamo 360 nanogrammi di piombo ogni assorbente, 20,22 nanogrammi di cadmio ogni assorbente e 7,68 nanogrammi di arsenico ogni assorbente. Ora, in media sono 4 assorbenti al giorno per 4 giorni di mestruazioni, quindi sono in totale 16 ogni 28 giorni. Quindi dobbiamo moltiplicare questi valori per 16 e otteniamo di nuovo 5.760 nanogrammi di piombo ogni 28 giorni, 323,52 nanogrammi di cadmio ogni 28 giorni e 122,88 nanogrammi di arsenico ogni 28 giorni. Ora, consideriamo lo scenario peggiore. Immaginiamo che ogni volta che viene utilizzato un assorbente interno,
tutti i metalli vengano assorbiti al 100%, cosa altamente improbabile. Per capire quindi se sono tanti, confrontiamo questi valori con le quantità di metalli che assumiamo tutti i giorni bevendo l'acqua. Perché sì, abbiamo detto anche prima, l'acqua contiene metalli pesanti. In media, in un litro di acqua potabile, rubinetto o bottiglia che sia, ci sono circa 1000 nanogrammi di piombo, 200 nanogrammi di cadmio e 1000 nanogrammi di arsenico. Considerando che ne beviamo circa 2 litri al giorno, mi raccomando 2 litri al giorno, in 28 giorni noi arriviamo ad assumere solo dall'acqua 56.000 nanogrammi di piombo, 11.200 nanogrammi di cadmio e 56.000 nanogrammi di arsenico. Ora facciamo il confronto con i metalli degli assorbenti. Facendo il rapporto otteniamo che ogni mese solo dall'acqua assumiamo circa 10 volte la quantità di piombo, 460 volte la quantità di arsenico e 35 volte la quantità di cadmio rispetto a quella degli assorbenti interni. E questo vale solo se consideriamo lo scenario peggiore, ovvero che tutti i metalli vengono effettivamente assorbiti al 100%. Ecco, quindi capite bene che la quantità totale trovata è veramente molto molto bassa rispetto alle quantità di metalli che assumiamo tutti i giorni dall'acqua, che sono comunque sotto i limiti di legge, ovviamente. Se però considerassimo anche i metalli pesanti presenti negli alimenti e nell'aria che respiriamo, i metalli degli assorbenti diventano praticamente trascurabili. Attenzione, questo non significa che lo studio non sia importante, è fondamentale per monitorare questi valori per una questione di sicurezza, ma è anche importante non fare allarmismo. E non dobbiamo neanche preoccuparci dei metalli presenti naturalmente in giro, perché, come sempre, se sono sotto un certo livello non causano problemi alla salute. Ora, perché ci sono i metalli all'interno del cotone degli assorbenti interni? Partiamo dal piombo. Il piombo è il metallo pesante più abbondante sulla crosta terrestre e trova diverse applicazioni, per esempio all'interno delle batterie, nelle leghe e saldature di molti oggetti di consumo, nelle vernici, negli smalti, nella produzione di rubinetti e nei sistemi di distribuzione dell'acqua. Quindi nel tempo questo metallo è diventato un inquinante e ora è ubiquitario, quindi lo si trova veramente ovunque, in concentrazioni variabili ovviamente. Per questo motivo si può trovare anche nel terreno dove è cresciuto il cotone e quindi rimane all'interno delle fibre di cellulosa del cotone. La stessa cosa vale anche per l'arsenico. La sua presenza è sia di origine naturale, è presente in diversi minerali, che di origine antropogenica, quindi dall'uomo come estrazione mineraria o il trattamento e l'uso di combustibili fossili. E idem anche per il cadmio, metallo rilasciato nell'ambiente a causa anche dei fertilizzanti, dal fumo di sigaretta e presente come impurezza nello zinco. Ecco, quindi è veramente normale trovarli ovunque. L'importante è che siano sotto un certo livello per non causare danni alla salute. Fate conto che quando ero in laboratorio all'università abbiamo analizzato i capelli con la stessa identica tecnica che hanno utilizzato in questo studio, l'ICP-MS, e abbiamo trovato di tutto, cromo, mercurio, cadmio, ma ovviamente in quantità così basse da non destare alcun tipo di problema. Passiamo infine al capire perché è importante questo studio. Allora, di base gli assorbenti interni vengono controllati e testati rigorosamente. Infatti, i livelli di metalli pesanti riscontrati in questo studio sono nei limiti previsti. Il problema è che le linee guida secondo cui sono testati questi prodotti, gli assorbenti interni, si basano su capacità di assorbimento epidermiche. E non è detto che l'epitelio vaginale si comporti allo stesso modo. Quindi questo studio fa capire che manca qualcosa. Mancano gli studi basati sull'assorbimento vaginale. In più, stando a un report del World Economic Forum, solo l'1% dei fondi destinati alla ricerca da numerosi paesi è impiegato per la ricerca medica di problemi di salute specificatamente femminili. Quindi, di nuovo, questo studio fa capire che c'è un gap nella ricerca, soprattutto quella rivolta alla salute femminile. Ragazzi, spero davvero che adesso sia tutto un po' più chiaro. Vi chiedo di condividere questo video per farlo arrivare a tutte quelle persone che si sono allarmate leggendo questa notizia. Ci tengo tanto anche a ringraziare Nicolò Romano e Maria Lombardi per aver contribuito alla realizzazione di questo video e noi come sempre ci rivediamo qui su Geopop, le scienze nella vita di tutti i giorni. Alla prossima!